Benvenuti e benvenute, sono Serena e sono un'estetista. Se cercate un bagnoschiuma bio a basso costo e facilmente reperibile, vi consiglio fortemente questo qui, Equilibria all'aloe. È senza sless, SLS e siliconi. Col 20% di aloe vera, delicato ed idratante. Al 95% di origine naturale. Aloe, doccia schiuma Equilibria, è un morbido gel ideale per una detersione quotidiana di tutto il corpo. La sua schiuma soffice e morbida lascia la pelle perfettamente pulita e piacevolmente profumata. Con succo di aloe e glicerina, dalle proprietà idratanti ed emollienti. Con estratto di mela bio, adazione avvolgente e rinfresca. Quindi, come c'è scritto nella descrizione, contiene aloe e mela. Aloe vera Equilibria, contenuta in importanti quantità, 20%, è un prezioso estratto naturale ricco di polisaccaridi che restituisce l'idratazione alla pelle, assicurando un effetto rinfrescante. Non contiene parabeni, siliconi, less e SLS. È adatto per una pelle sensibile. E su questo posso dire che è vero, è molto adatto per una pelle sensibile e non secca assolutamente la pelle. Questi sono gli ingredienti. Si presenta con un packaging da 250 ml. E con un PAO di 6 mesi. Avendo io una pelle sensibile, in generale, sia viso che corpo, cercavo comunque dei bagnoschiuma per pelle sensibile. Secondo me l'aloe potrebbe essere un buon alleato da questo punto di vista. Solo che sul viso l'aloe, almeno su di me, non è proprio indicata perché inizio ad avere del pizzicore, del bruciore a livello delle cuperose. Però per quanto riguarda il resto del corpo, con l'aloe mi trovo benissimo, devo dire. E principalmente con questo bagnoschiuma mi sono trovata veramente bene perché mi era capitato di provare quello dei provenzali, però mi fa la pelle leggermente più secca, nel senso che non proprio idratata. Invece con questo qua devo dire che la mia pelle risulta molto idratata, perché io, al contrario del viso, che comunque tendo ad averlo molto lucido, ho la pelle mista. Mista e grassa, invece nel resto del corpo ho la pelle secca. Devo dire che questo bagnoschiuma è molto valido e non costa tanto. Costa all'incirca sulle 3,70 euro, poi dipende da dove lo comprate, ma comunque è un costo abbastanza accessibile per tutti quanti. Della stessa linea ho provato anche il sapone mani, che è praticamente identico al bagnoschiuma, non secca completamente le mani. E io mi trovo molto bene, devo dire. Mi è capitato di provare anche la crema solare, sempre dell'Equilibria all'aloe. Solo che, per quanto riguarda la crema, diciamo, sul corpo, in generale, mi sono trovata bene. Era una crema molto leggera, che si sopportava abbastanza, ecco, nonostante il caldo. Invece per quanto riguarda la crema viso, ho sentito un pochino di bruciore a livello delle cuperose. Non eccessivo, ma comunque mi dava un po' fastidio. Quindi per quanto riguarda la crema solare sul viso, ecco, non la consiglio su una pelle molto sensibile con cuperose, però comunque è sempre molto soggettivo. È comunque una crema solare adatta per una pelle grassa perché è molto leggera. Anche se avete il resto del corpo con una pelle grassa, io la consiglio molto questo tipo di crema solare. Se vi è piaciuto questo video, mettete un pollice in su, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina qui sotto per ricevere notifiche sui prossimi video. A presto!